Pensate, questi momenti di preghiera sono iniziati subito dopo la morte di Padre Pio, negli anni 70, ma soprattutto sono stati organizzati negli anni 80. E ringraziando il Signore, io ero presente con alcuni frati anche che sono qui già all'inizio di questi momenti di veglia durante la notte. Ecco, ci ricordiamo per quelli che allora venivano che tutto si compiva, si viveva nella chiesa Santa Maria delle Grazie oppure nel piazzale davanti a Santa Maria. Ed era bello perché poi diciamo che tutti i pellegrini erano tutti armati da tante cose, le coperte e tutte le altre cose che erano necessarie per una notte che senz'altro porta un po' di fresco. E la cosa bella, ecco appunto, che volevo dire è che da allora sono passati quasi 50 anni, la perseveranza nell'amore verso Padre Pio, la devozione verso Padre Pio spinge tante persone a lasciare la tranquillità, anche la comodità della propria casa, e penso che tanti potrebbero partecipare, anzi lo partecipano, a questo momento di preghiera attraverso Padre Pio TV, stando nelle loro case. E voi, invece, voi siete stati coraggiosi a venire qui e ad essere insieme, a formare questo popolo del Signore nel nome di Padre Pio. Quindi grazie, grazie a voi che siete presenti. E ho sentito che ci sono dei nomi di città, cominciando da Campobasso, diciamo, no? Che è più vicino e poi anche lontano, ma ci sono anche i nomi di piccoli paesi. E sentivo anche, per esempio, Rotello è un paese piccolo, no? Sempre in provincia di Campobasso, ma poi ecco Acquaviva, Altamura, che ci porta sempre il pane buono di Altamura, e questo è il segno bello della comunione tra coloro che amano il Signore e che si vogliono bene. E quindi, ecco, vogliamo incominciare a entrare in questo raccoglimento. Pensavo, mi è stato raccomandato, sta scritto, Padre Rinaldo deve raccomandare il silenzio e il raccoglimento. Voi già siete silenziosi e raccolti, eccetto quando battiamo le mani, e questo pure serve, no? Ecco. Però vorrei dire che tutti i vari momenti che vogliamo vivere, che viviamo in questa veglia di preghiera, ce lo ricordiamo, viviamo noi qui, ma soprattutto portiamo nel cuore le preghiere, i desideri, i bisogni di tante altre persone che si sono raccomandate sempre. Capita così, quando si fa un pellegrinaggio, sempre alcuni dicono prega anche per me, no? E quindi vogliamo, ecco, iniziare questo momento di raccoglimento, di preghiera, proprio invocando l'aiuto del Signore e ricordandoci in tutta questa veglia di tutte quelle persone che avrebbero desiderato essere qui presenti, ma tanti impedimenti gli hanno creato un po' di difficoltà per venire. E allora tutti insieme vogliamo fare la preghiera del pellegrino. Voi avete questi bei libri che sono stati preparati, sì. Ecco, prendiamo questo libro e l'apriamo a pagina 41. Pagina 41. Nel frattempo che trovate, ecco, questa pagina, volevo dire che sempre quando ci sono questi incontri, questi raduni, si preparano tante cose, incominciando da questi libri. Pensiamo che non si fa così e si trovano i libri, quindi c'è tutto un lavoro dietro, come anche la preparazione di questi giovani che si trovano insieme per cantare, per suonare, e tutto il resto della preparazione. Quindi ci ricordiamo di tutti quelli che ci aiutano con il loro lavoro che già hanno fatto a vivere bene questo momento. Allora preghiamo anche per loro e li vogliamo incoraggiare.
Siamo pronti a pregare? Allora tutti insieme, cercando di metterci bello, una bella forza anche di voce. Sì, ci possiamo alzare in piedi, chi lo può. Signore, siamo giunti in questi luoghi, santificati dalla presenza e dal ministero di Padre Pio. Ci siamo messi in cammino per raggiungerti e incontrarti. Tutta la nostra vita è un grande viaggio per scoprirti, conoscerti e amarti. Diventare i tuoi discepoli è lo scopo di tutto il nostro percorso terreno. Guida i nostri passi, donaci il tuo Santo Spirito. Fa che, ascoltando la parola del Figlio tuo Gesù e comunicandoci al corpo di sangue, diveniamo sempre più costruttori di una umanità nuova. Spirito del Padre, riconciliaci con le nostre fragilità. Guarisci in noi le ferite del peccato e ricomponi i nostri cuori il volto del tuo amato Figlio Gesù, perché ricchi di questa familiarità possiamo tornare a casa con uno sguardo nuovo riconciliato. Che questo pellegrinaggio ci aiuti a diventare autentici cristiani, comunicatori del tuo amore. Te lo chiediamo per intercessione della Madre tua e nostra, Maria, la Vergine delle Grazie, e del tuo caro e amato San Pio da Pietrelcina. Amen.